Ragazzi, bentornati su mio canale, io sono Magnus. Oggi siamo qui su Olympic Games Tokyo 2020. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un bel commento, un bel mi piace. Lo sapete, sono un fanatico naturalmente dello sport, ma se è praticato con il pad, secondo me è meglio ancora. Allora, la parte iniziale non ve l'ho fatta vedere, però penso che lo potremmo fare perché ci vedo qui atleta. Abbiamo scelto soltanto Italia perché non mi faceva cambiare la risoluzione, quindi non si vedeva bene nello schermo. Vediamo se ce lo fa cambiare. E così lo possiamo anche personalizzare perché ho visto che c'è tanta roba che si può fare. Per cui, no, facciamo dettagliata. Facciamo stile e si può scegliere uomo, donna, Robertino e uomo. Uomo. No, Robertino ti faccio. Ok, un po' in sovrappeso. Tratti facciali. Forma del viso ci può stare, pettinatura no, ci vuole una pettinatura che ti rende abbastanza unico. Sì, il colore dei capelli ci può stare, sopracciglia, occhi, naso, vede quanta roba si può cambiare, orecchie, bocca, sì. Robertino tende a dare sempre molti baci. Occhiali. Questi mi piacevano, li avevo visti anche prima, eh? Ok, no, no. Non si può cambiare. No, no. Sì. Colore montatura, sì. Ti rifaccio colore capelli, penso. Credo di aver azzeccato. E barba, no, pittura facciali nemmeno. Voce. Questa mi piace. Tipo di abilità. Velocità, con quella pancia, Robertino. Ma non credo, restiamo sulla potenza. Facciamo velocità, dai, intanto non penso che. Mano e piede dominante, box, destro, tutto destro, diciamo di sì. Non so se giocheremo tutti quanti con lo stesso. Vabbè, non saprei. Quindi questo è Robertino. Vabbè, il nome l'ho cambiato però. Mano, codice, no. No, me l'ho cambiato, secondo me. Stile, fisico, dati e voce, abilità, non si può cambiare il nome, no. Vabbè, c'è il Magnus Play, quindi mi modifica veloce. Va bene così, perché io qua avevo cambiato, ne avevo fatto uno uguale. Vabbè, partirei con giochi olimpici. Un giocatore. Allora, possiamo giocare online, competizione online. Possiamo unirsi uno o due giocatori locali. Ok. Partiamo con i 100 medi, ma però così partiamo male, secondo me. Giocatori online. Non so se ce n'è uno, eh. Facciamo i 100 metri? Allora, possiamo fare qualificazione dei 100 metri, baseball, pallacanestro, 110 ostacoli, lancio del martello, calcio, addirittura pure il calcio, salto in lungo, allora facciamo 100 metri, dai, che qui dove siamo più. Ah, mi sono scordato di mettere la cornice, ci dai qualche dritta, perché personalmente non ho la più pallida idea di come si giochi. Aspettate, eh. Ah, ecco, premi A non appena vedi il via cominciare, perfetto. Premi rapidamente A per accelerare. Più velocemente lo premi, più continuerai. Ok. Quando raggiungi la tua velocità massima, premi i tasti suggeriti per andare ancora più veloce. Aia. Allora, sembra facile. Vediamo, eh. Allora, Son, Eris, Jomo, Magnus Piumini, Al Murai, Al Zahabi e Nieto. Madonna santa. Vabbè, meno male che ci sta quello in due, ma anche l'uno. Ma siamo noi che facciamo questi sospiri. Italia, giocatore promettente, wow. Oh, mamma mia. Pure con le donne gareggiamo. Madonna, quella in corsia 7 fa paura. Quando vedi A devo premere. Quando vedi B premo A, ok. Occhio, sì, pronto. Mica cadiamo, eh. C'è pure la vibrazione. Vai, 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 vai.
Non credo che siamo partiti male. Oh mamma mia. E vabbè, gli altri fanno schifo però, Robertino non ti gasare troppo, che obiettivamente. Mannaggia, perché non si può cambiare? Dovevo cambiare la scritta. Oh, gli altri sono partiti proprio fermi, nuovo record. Vabbè, 100 metri a dritto non è stata sboccata, vi usate su dritto, selezioni i miei dati. Avanza alle semifinali, dai. Stadio Olimpico. Vai, semifinale. Vedi, già in corsia 1, già incomincia a entrare a vedere qualcuno di piuttosto. Ma non ho capito se c'è. Ah, pure Perez. Ma superstar, mi ha fatto 11 e 3. Stai a piedi, bellezza. Italia. Basta. Ok. Ah, numero. Noi stavamo in corsia 5. Numero 6 fa paura. Ma le donne fanno paura. C'hanno una faccia cattivissima. Prima siamo partiti bene, attenzione. Occhio, eh. Sì, pronto. Ecco, vedi, già qua è diverso, vedi. Mamma mia. Ma dovevo premere sempre in alto, non ho capito. Oh, 9-8 abbiamo fatto, eh. Ma non abbiamo vinto però, Robertino, non ti gasare però, Però penso che ci siamo qualificati. Ok, mi sa che devo premere un po' più velocemente. Non ho capito dove escono. Basta, Robertino, stai esagerando. Dove escono gli altri? Mi sembrava che direzionasse verso l'alto, ma se non ho sbagliato dovevo premere. Vabbè, andiamo in finale, dai. Vediamo se riusciamo a qualificarci per il podio. Posizione talmente attrezzata che riceve una medaglia. Ma va? Vabbè. Ci sta qualche americano? Non vedo americani, quindi dovremmo stare abbastanza tranquilli. Ma sempre al numero 5. Ma quante donne. Dai, dai, dai. Madonna mia, ci sta quello. Quello ti dà un pacchero, t'ammazza. Occhio, eh. Occhio, eh. Vediamo se riesco a fare bene così. Pronti? Ok. Ah, ma non capisco come devo premere. Dovevo. Allora devo premere qua. Prima ho premuto. Ma che ti esulti, Robertino? Nuovo record 9-5. Secondo me dovevo premere, ma non me l'ha fatto premere. O perlomeno forse ho sbagliato io perché premevo l'analogico. Che sei arrivato, Robertino? Non è stata sbloccata. Non ho visto, eh. Vabbè. Che siamo arrivati? Non ho visto. Non ho fatto niente però, perché non ho preso nessuna medaglia. Regola 9-5, la qualificazione. Baseball no. Pallacanestro facciamo 100 ostacoli. Io farei più. No, calcio no. Ci sta tennis. 200 metri individuali. BMX, box, rugby. Arrampicata sportiva, ahia. Sta staffetta, la staffetta deve essere bella la staffetta, eh. Addirittura si può fare anche modificata. Allora, direi di buttarci sui 110 metri ostacoli. Vediamo se ce la facciamo. Ho scelto un. Allora, via per cominciare sempre A e va bene, ci sta. Prendi rapidamente A per accelerare, va bene, e ci sta. Per saltare, usa A quando la linea gialla è vicina ai tuoi piedi. Ah. Babbo. Occhio, eh. Bertino, non ti posso vedere. Crespo! Edan Crespo!
Ma che ti sei mangiato, Robertino? Occhio, eh. Ah, anche l'inquadratura è diversa, eh. Occhio. Pronto, quasi. Madonna, che salto! Non perfetto! Ok, nuovo record, bravo Robertino. Vabbè, ho capito più o meno, funziona la levetta, sembra facile, quindi... ma no, non ce la guardiamo, andiamo avanti Robertino, avanziamo in semifinale. Devo essere abbastanza pronto perché ho visto che quando prendi i giri poi diventa un po' complicato, però devo mettere il pad laterale e premere i tasti. Non mi fate sentire vicino perché le donne mi incutono un po' di terrore, ecco, tipo quello a fianco. Perché ci mettono sempre la donna a fianco? Questa sembra un po' più buona. Madonna, che addominali che c'è. Apri pista. Ancora. Non mi piace questo fatto che ci dicono l'esordiente, come per dire la chiavica, eh. Dai. Madonna, c'è quella che c'ha un serpente in testa. Occhio Robertino, occhio che prima abbiamo sbagliato una staffetta, eh. Vai Robertino, vai. Rotto, più o meno. Ok. Grande Robertino. Dai. Vedi, alla faccia che dimostra che anche se mangi riesci anche a fare 110 metri ostacoli. Forza. Pigliamoci sta medaglia, forza, in finale, dai. Ho capito, capito. Me la sento già addosso la medaglia, eh? Già addosso la medaglia me la sento. Non ho capito. Ah, quando la parola pronti. Ah, LT. Ah, vedi, bisogna leggere. Ciao, ci sta pure Mertens. Correga, muro, Harris, Harris, ok, comunque LT devi premere, Robertino quando fa... ok. Ok. Vai, vai, Robertino. Anzi è partito meglio, Robertino, però penso. Vai, vai, vai. Che ho fatto? Terzo. Grande, Robert. Terzo, ho visto bene, terzo. Mamma mia, ci vuole un braccio tremendo. Forse sarebbe meglio. Ma non ho capito. La preparazione non mi è sembrata tanto buona. Forse o sono partito troppo a rilento. Sì, terzo siamo arrivati. Nuovo re. Vabbè, normale, ha fatto il record. No, cioè abbiamo una partenza lentissima. Però guarda, c'ho un salto. Ma vada Robertino, sto stacco finale. Bravo, bravo, mostra la medaglia, mostra. Gli altri non se ne fregano proprio, noi invece fieri della nostra medaglietta schifosa. Vabbè. Bene. Ma non sottolineiamo sta cosa esordiente, basta, per forza, eh. No. Vabbè ragazzi, se vi piace questa cosa magari possiamo proporre anche qualche altro tipo di sfida. Scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ci vediamo siamo al prossimo video.